みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。C'è come un muro, noi verremo, vinceremo e non ci lasceremo mai. Axel è un attaccante vero, tornado di fuoco è il suo tiro ed il nostro obiettivo è vincere il Football Frontier. Ognuno ha un colpo che ha imparato, lui ha da una squadra che nel cuore sembrerà che devi lottare con la forza che hai, così la tua partita verrai, che vincerai. Corre e salta dietro al pallone, il magico tuo gioco rendere potrai. Corre e salta dietro al pallone, e corrono con lui i sogni che tu hai. Corre e salta dietro al pallone, finché in rete non andrà. Finché rete non andrà. この番組はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。Vince e dimostra una schiacciante superiorità! Sono sicuro che ricordate i metodi della Royal. Siete stati letteralmente umiliati. Oh. Gli sconfitti meritano la retrocessione. All'attacco! La squadra prende forma! Oggi non avevo proprio voglia di andare a scuola. A chi lo dici? Allora, cominciamo ad allenarci! Allora, cominciamo ad allenarci! No! Ragazzi, che vi succede? È da un po' di tempo che non ci alleniamo come si deve. Cosa vorresti dire, che hai trovato un campo per noi? Mi sono messo d'accordo con quelli del rugby anche stavolta. Ne ero sicuro. Faremo la solita figura da imbranati, che tristezza! Se siamo solo 7, forse potrebbe andare bene anche il campo da tennis. Sarà meglio aspettare di trovare campi disponibili. Già! Non sono mai disponibili! Noi siamo una squadra di calcio! Football Frontier! Quest'anno noi parteciperemo al torneo! Kevin, Steve, che ne pensate? È impossibile. E tu, Jack? Sam, Todd, allora? Se siamo solo 7 è piuttosto difficile giocare una partita. Accidenti! Sei lento, che aspetti a tirare? Vuoi stare zitto? Adesso basta! Non siete entrati nella squadra solo per perdere tempo. Che dovrebbe fare una squadra di calcio se non giocare a calcio? Vi saluto! No, che spadato! Non capisco perché Mark si scalda tanto. Secondo me non ne vale la pena. E poi in giro si dice che la squadra verrà smantellata. Cosa? No! Mark! Ciao Silvia, come va? Mi dispiace tanto che la squadra non abbia un campo per giocare. Sì, dispiace anche a me. E gli altri che fanno? Le solite cose. Dici che dovrei spingerli ad allenarsi? Sta tranquilla.
Vedrai che molto presto torneranno ad allenarsi. So quello che dico, quei ragazzi amano davvero il calcio, ne sono certo. Torneremo ad allenarci in riva al fiume. Credi che la squadra di una scuola elementare possa andare bene per noi? Ma sì, in fondo sono dei bravi ragazzi. Vedrai, sono sicuro che ci divertiremo. Che aspetti? Passala! Cosa? Passala a Michael! Tira! Parato! Avanti un altro! Eccomi, sto arrivando! Brava, Maddie! Veramente un ottimo contrasto! Me l'ha parato un'altra volta! Alternatevi un po'! Ora tocca a Robert e poi a Taylor! Pronti! Coraggio, che aspetti a tirare? Eccomi! Più convinto! Complimenti per il bell'intervento di poco fa, Maddie! Ottimo lavoro! Grazie, Mark! Con il tuo aiuto persino una squadra come la nostra sta prendendo forma! Questo è un fatto positivo, ma per diventare forti non bisogna mai smettere di allenarsi! Fa attenzione, perché questa volta farò un gran gol! Preparati al mio tiro fortissimo! Arrivo! Voglio sapere immediatamente chi è stato! Vi siete fatti male? Scusate tanto! Ci ridareste il pallone? Oh no, Mark! A quale pallone ti riferisci? A questo? Dì un po'. Hai la maglia della Raymond, ma non vedo gli altri giocatori. Deve trattarsi di una squadretta da quattro soldi. Dei mucciosetti che giocano a calcio. Che spettacolo penoso. Arnold, che ne dici di darci una dimostrazione delle tue abilità? Ottima idea. Vi faccio vedere come si gioca. Va a prenderla! Ah! Arnold, ti senti bene? Rispondi! Come ti permetti, eh? Tanto non finisce qui, ve la farò pagare cara! Grazie per l'aiuto! Aspetta! Ma tu giochi a calcio! Hai un tiro fantastico! Vai a scuola da queste parti! Qualche volta magari potresti allenarti con noi! Dove vai? Sono tornato! Nonno, oggi ho incontrato un ragazzo che ha fatto un tiro fantastico, non immagini! Muoviti, Mark! Datti una lavata prima di scendere per la cena! Devi credermi, è stato davvero entusiasmante! Mi hai sentito? Che cosa darei per incontrarlo di nuovo su un campo da calcio? Se soltanto nella nostra squadra ci fosse un campione come lui! Forza, nonno, fai in modo che io lo riveda! Adesso basta! Corri immediatamente a lavarti! D'accordo, mamma! Adesso calmati, farò tutto quello che vuoi! Non ti voglio a tavola in quello stato, non siamo su un campo da calcio! Ok, agli ordini. Mi domando da chi avrei preso. Ma tu sei... Che ti prende? Per caso vi conoscete? Ecco, no, a dire il vero non ci conosciamo affatto. Grazie, nonno. Allora, vuoi sederti? Certo. Ragazzi, lui si chiama Axel Blaze e da oggi sarà un vostro compagno qui alla Raymond Junior High. Finora ha frequentato la Kirkwood, giusto Axel? Giusto. La Kirkwood. Interessante. Tutto il personale addetto al pranzo si rechi in sala mensa. Ciao Axel. Ieri non credo di essermi presentato proprio nel modo migliore. Io mi chiamo Mark, molto piacere. Sono il capitano della squadra di calcio della scuola e faccio il portiere. Perché non ti unisci a noi? La Kirkwood ha sempre avuto una squadra di calcio molto prestigiosa. Deve essere per questo motivo che hai un tiro fenomenale. Allora ti va? Mi dispiace, non gioco più a calcio. Che cosa? Non giochi più a calcio? E perché? È una storia lunga. Mark, il professor Winter City vuole parlare. Ha detto che ti aspetta in presidenza. In presidenza? Credo che si tratti di una cosa importante. E a dire la verità ho un brutto presentimento. Come se volessero smantellare la squadra o roba del genere. Cosa hai detto? Avevo sentito delle voci al riguardo. Non se ne parla nemmeno. Non permetterò che distruggano la squadra.
Inazuma! Roshi, ikuzo! Di cosa mi voleva parlare, professore? Volevo informarti che nel giro di una settimana la nostra squadra disputerà una partita di allenamento. Caspita! Mi ero spaventato. Una partita! E contro chi giocheremo? L'avversario sarà la Royal Academy. La Royal Academy, ha detto? La più forte di tutte le squadre! Ho capito bene! Proprio così. Allora non sei entusiasta? Negli ultimi 40 anni di storia del torneo Football Frontier, la Royal è l'unica squadra che non è mai stata sconfitta. Una partita contro la squadra più forte del paese. Credo che saremmo tutti entusiasti di giocare contro di loro, ma al momento la nostra squadra ha solo 7 giocatori. Perché non provate a trovare qualcuno in questi giorni che precedono la partita? Eh? È bene che tu sappia che se non troverete i giocatori a sufficienza o se perderete la partita, la vostra squadra sarà sciolta. Ormai è quasi deciso. Non potete fare tutto da soli. In effetti la decisione spetta anche al preside e al direttore amministrativo. Non ci sono abbastanza risorse per portare avanti una squadra con risultati così scarsi. Cosa? Vedi, Mark, il direttore amministrativo ha affidato la gestione economica della nostra scuola alla signorina Nelly Raymond, per cui da oggi la sua parola vale come quella del direttore amministrativo. Non vorrai dirci che hai intenzione di giocarla davvero questa partita? Ce la faremo! Non lascerò che chiudano la squadra. Posso trovare 11 giocatori e lo dimostrerò! Ma l'avversario sarà la Royal. È impossibile, è semplicemente impossibile. Ci daranno una bella lezione, ci umilieranno e basta! Proprio così, e per la nostra squadra sarà la fine. Dovremo dire addio anche alla nostra sede. Smettetela! Se amate il calcio dovreste sapere che anche l'impossibile può diventare possibile. Non potete arrendervi senza neanche avere tentato. Non potete arrendervi tanto facilmente! Coraggio! Unisciti alla nostra squadra di calcio! Avete ancora una squadra di calcio? A guardarvi non sembrate molto forti! E lascia, t'ho detto! Cosa? Dovrei unirmi alla vostra squadra! Nathan, tu mi avevi detto che vorresti misurarti con i migliori atleti del paese, ricordi? Se accetti me lo puoi dire in qualunque momento. Dopo la scuola andiamo tutti ad allenarci dalle parti della Steel Tower. Perché non ci raggiungi lì? Ci vediamo? I migliori atleti del paese, parla di calcio o di atletica? Una squadra di calcio. Non c'è ragione al mondo per cui io mi debba unire a voi, ma puoi provare a chiedermelo di nuovo quando vi mancherà un solo giocatore per completare la squadra. Eh? Uno solo? Perché? È molto semplice, perché sarebbe fantastico se nel momento del bisogno io e William salvassi la vostra squadra. Lascia stare. Sono del giornalino scolastico. Puoi lasciarmi un commento sulla prossima partita contro la Royal? Cosa? Un commento? Volentieri. D'accordo. Dimmi allora. Non scriverai che stiamo cercando giocatori, vero? Il calcio è soltanto uno sport per pappe molli. Un vero uomo deve essere coraggioso e potente. Abbasso il calcio. Accidenti. Vi sembra giusto tutto questo? Se non amate il calcio, volete spiegarmi perché siete entrati nella squadra? Voglio sapere cosa significa per voi far parte di una squadra di calcio. Scusa, hai ragione tu. Avete capito finalmente? Si comporta esattamente come il capitano. Sì, sono d'accordo con te. Le ha trasmesso la stessa sciocca illusione. Axel! Ti piace venire quassù? Sono contento! Adoro questo posto, è il mio preferito! Ci vengo fin da quando ero piccolo! Allora, hai sentito anche tu della partita amichevole che abbiamo in programma contro la Royal? Purtroppo non abbiamo abbastanza giocatori. Lo sto chiedendo a tutti in giro, ma a quanto pare non ne vuole sapere niente nessuno. Senti, non è che per caso hai cambiato idea e vuoi giocare? A proposito, non mi hai detto perché hai lasciato il calcio. Perché non vuoi dirmelo? Che c'è di male? Sai, è un vero peccato con quel piede che hai. Non appena ti ho visto calciare mi è venuta la pelle d'oca. Immagino che avrei avuto dei buoni motivi per smettere. Spero solo che il calcio non ti abbia dato troppi dispiaceri. D'altra parte, non puoi essere così forte e non amare il calcio, giusto?
Sai una cosa? Tu parli troppo per me. Io desidero davvero giocare a pallone con te. Insieme possiamo formare una squadra fantastica, la più forte di tutte. Sono stufo di starti a sentire. Dimmi soltanto una cosa, perché hai calciato quel pallone ieri? Certo che sei testardo. Ora basta! Ci vuole allenamento! Ce la posso fare! Bello tosto il tuo allenamento speciale. Nathan! Davvero insolita come pratica. Guarda un po' lì. Io non ci capisco niente. Non vorrai dirmi che tu ci leggi qualcosa? Certo, c'è scritto come costruire un'azione da gol. Cosa? Sì, proprio così, l'ha scritto mio nonno. Tuo nonno, davvero? Davvero. Morì prima che io nascessi. Ma tanto tempo fa allenò la squadra di calcio della Raymond. E fu allora che inventò l'allenamento speciale. Quelli della Royal hanno una forza e una velocità al di là di ogni immaginazione. Per questo credo che l'unico modo per fermare il loro gioco sia quello di imparare alla lettera gli insegnamenti di mio nonno. Quindi credi davvero di poter vincere contro la Royal? Certo. E questo che vorrebbe dire? La tua grinta mi ha convinto. Accetto. Benvenuto nella nostra squadra, Nathan. Io ci sto, e voi? Voi che cosa ne dite, ragazzi? Eh? Capitano! Siamo qui! Ragazzi! Capitano! Come va? Ti sei fatto male? Se continui così, il giorno della partita con la Royal sarai esausto. Non preoccupatevi, sto bene. A quanto pare i ragazzi stavano osservando il tuo allenamento da molto prima che arrivassi io. Cosa? Quando abbiamo visto Mark chiedere adesioni ai membri di tutti gli sport club. Come dire? Ci si è stretto il cuore proprio come adesso che abbiamo osservato da vicino il suo allenamento speciale. Capitano, chiedo il permesso di partecipare al tuo allenamento speciale. Anch'io! Sì, voglio esserci anch'io! Potremo allenarci tutti insieme! Che cosa volete che vi risponda, ragazzi? Sono commosso, non vedo l'ora di iniziare! Non perdiamo tempo, allenamento speciale! Al lavoro! Al lavoro! Al lavoro! Al lavoro! Ragazzi, lasciate che vi presenti la persona che ci permetterà di giocare la partita di oggi. Lui è Maxwell Carson. Ciao a tutti, potete chiamarmi Max se preferite. La prima cosa che ho pensato quando ho incontrato il vostro capitano è che è un tipo veramente simpatico. E questo che c'entra? Una partita di calcio non è mica uno scherzo. Non vi dovete preoccupare. Anche se non ho mai giocato a calcio, sono molto ottimista e conto di dare il meglio di me. Discorso chiuso, adesso possiamo guardare oltre. Ma capitano, anche adesso siamo ancora 9 giocatori. Veramente siamo 10. Sì, scusami, non ti avevo visto. E così anche Jim si è unito alla nostra squadra. Proprio così. Sento che la mia presenza rassicurante potrà dare il giusto spirito al gruppo. Sembra che la nostra squadra si sia presentata. Ehi!
Guardate! Dimmi una cosa, Jude, perché dobbiamo giocare contro una squadra come questa? Non ci servirà a migliorare molto. Potremmo imbatterci in qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante? Esatto, qualcosa che potrebbe essere dritto davanti a noi. Tra tante squadre dovevamo incontrare proprio loro. Ma questo è il destino. Io mi chiamo Mark, sono il capitano della squadra di calcio della Raymond Junior High. Grazie per averci offerto di giocare contro di voi. È la prima volta che giochiamo su questo campo. Ti dispiace se ci riscaldiamo un po'? No, prego, fate pure. Cosa? Ma come ha fatto? È scomparso! Oh no, accidenti! Hai visto come palleggia quello? E noi dovremmo giocare contro questa specie di marziani. Capitano! Va tutto bene! La cosa si fa interessante! この番組はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン今日の格言。何も始まってないうちから諦めるな。以上。